Amici dei Santi, messaggeri di speranza, bentrovati nel nostro appuntamento settimanale dove, narrando, facendoci ispirare anche se brevemente dalla vita dei Santi, cogliamo degli spunti belli per la vita di tutti i giorni. E oggi subito non posso non ricordare il grande Sant'Agostino, una delle menti più belle del cristianesimo occidentale e della Chiesa intera. Voi sapete che corpo di Sant'Agostino ormai da 13 secoli dimora nella Basilica di San Pietro in Celtoro nella nostra Pavia. È Agostino, che era nato a Tagaste in Tunisia nel 354, poi morirà in sempre Tunisia di Pona come vescovo. Ma Agostino, la sua vita, la sua conversione, come ci racconta nel famoso libro delle conversioni, appunto, delle confessioni, è una figura splendida. Splendida e anche molto attuale, una vita disordinata, ribelle. La madre Monica soffrirà molto per questo figlio tanto intelligente quanto fuori dagli schemi. Basti pensare che avrà un figlio da una relazione extraconiugale. Siamo nel 400 d.C., pensate, allora che scandalo poteva essere. Nessuna filosofia lo convince, poi partirà per Roma e poi arriverà a Milano, e a Milano incontrerà il grande Sant'Ambrogio, il suo modo di spiegare la Sacra Scrittura, e lì ecco che allora veramente si converte e non solo diventa cristiano, ma diventerà monaco, si vorrà fare monaco, sacerdote, poi addirittura diventerà vescovo, ed è un padre della Chiesa, il più grande padre della Chiesa occidentale probabilmente. Sulla via del ritorno ad Ostia la madre Monica muore e lui ritorna in Tunisia, dove prima con una vita monacale, poi viene chiamato ad essere appunto vescovo, con i suoi scritti difende la Chiesa cattolica nella sua ortodossia e ci lascia tantissimi scritti di notevolissimo valore. Se voi pensate che Agostino è uno degli autori sacri più citati dai testi del Concilio Vaticano II, voi capite la portata di questo santo. Grandi anche riforme religiose si sono ispirate alle regole agostiniane, come quelle benedettine, hanno segnato la storia di fatto del monachesimo occidentale. E Agostino matura proprio una conversione lasciandosi ispirare dalla parola di Dio. Ci lascia un patrimonio inestimabile nelle sue opere, nelle sue orazioni, nei suoi sermoni. Lasciamo Sant'Agostino, un brevissimo cenno. Il 28 agosto appunto Sant'Agostino, il 29 agosto è San Giovanni Decollato, il martirio di San Giovanni Battista, che viene appunto decapitato. Vi ricordate il famoso episodio che ci viene narrato dai Vangeli, in cui Erode, subillato da Erodiade, che con cui conviveva, ma era la moglie di suo fratello, fece tagliare la testa a Giovanni il Battista per colpa della danza di Salomè. E questo martirio fece concludere nella fedeltà assoluta la vita del grande precursore. Ecco, San Giovanni anche Decollato viene chiamato. Tra l'altro faccio anche un piccolo annotazione, perché la fine di agosto si conclude con San Raimondo Nonnato, che viene chiamato così perché venne estratto vivo dalla madre morta già, pensate, siamo nel 1200. E quindi viene considerato un po' i patroni anche dei parti difficili. Iniziamo poi il mese di settembre, qui davvero avremo tanti santi da ricordare, come per esempio San Marino, che tra l'altro dà il nome Monte Titano, la famosa Repubblica di San Marino, oppure il Papa San Gregorio Magno, un altro grande padre della Chiesa, Magno appunto perché grande. Mi soffermo un attimino sulla bella figura di Santa Rosalia, la,
la Santuzza, per Palermo e i siciliani, la grande patrona di Palermo, Rosalia Sinibaldi, che si ritirò ancora ragazza a vita di penitenza. E Santa Rosalia, che è la grande patrona di Palermo e anche della Sicilia, vive tra il 1130 e il 1170, nobile, bella, normanna, lascia tutti i suoi agi e si ritira a una vita di penitenza sul Monte Pellegrino, dove oggi c'è ancora il santuario a lei dedicato. E poi Santa Rosalia, a dir la verità, dopo la morte sparisce un po' nel culto. Sarà lei stessa a ripresentarsi nel 1600 con diversi episodi, tale per cui libererà la città dalla peste e diventerà la prima patrona di Palermo. È un eremita, è sempre raffigurata con il teschio perché medita sulla morte, con la croce nella sua grotta. Ebbe fenomeni mistici, locuzioni interiori, e davvero Rosalia è una santa molto molto interessante. Venne chiamata Rosalia perché mette insieme due fiori, la rosa e il giglio, e profeticamente varranno entrambi, la rosa ma anche il giglio della purezza, questa vergine penitente consacrata al Signore. Pensate che bello. La sua festa è il 4 di settembre. E quindi facciamo un saluto a tutti gli amici siciliani, soprattutto agli amici di Palermo, naturalmente, che l'hanno come santa principale. Lasciamo Santa Rosalia e arriviamo almeno a fare una piccola menzione alla splendida figura della grande Madre Teresa di Calcutta. E il 5 di settembre, anche se diciamo sforiamo un po' nella data della nostra rubrica, almeno una piccola citazione, è una santa questa che conosciamo molto bene. Si presentava come la matita di Dio, che si consuma pian piano. Voi sapete che Madre Teresa di Calcutta, che è santa da poco, noi la leghiamo anche alla bella figura di Giovanni Paolo II, nasce nel 1910 in realtà in Macedonia. Poi la sua conversione, cioè il suo dedicarsi a Cristo, la porterà in India, e sarà in India la sua terra di missione, prima nel suo istituto religioso per nobili inglesi, tra l'altro, e poi appunto fra i più poveri dei poveri. Voi sapete che è morta a Calcutta nel 1997 e fondò le missionarie della carità, che si vestivano come le donne indiane e avevano come e hanno come compito la cura degli ultimi, gli ultimi degli ultimi. E quindi Madre Teresa di Calcutta, nei tanti decenni della sua missione, davvero ha avuto modo di poter dare una morte dignitosa a migliaia e migliaia di persone, curarne altrettante, curare bambini. Sarebbero tante le cose da dire su Madre Teresa, anche semplicemente tutte le sue belle poesie, che sono preghiere che noi possiamo trovare, anche in rete li trovate, davvero bellissime, sono delle grandi fonti di ispirazione. Madre Teresa di Calcutta, santa della carità, ma santa della preghiera innanzitutto, perché la carità nasce soltanto da una forte spiritualità, e infatti voleva che tutte le sue figlie, sorelle spirituali, innanzitutto al mattino pregassero. L'adorazione e la preghiera per riempirsi di Gesù e per portare Gesù agli ultimi, perché Gesù è presente negli ultimi. Voi conoscete molto bene il rapporto straordinario che ha avuto col Papa San Giovanni Paolo II, che tra l'altro poi la beatificò. Sapete anche che venne visitata da persone potenti, ma lei non faceva nessuna differenza. Il premio Nobel per la pace, i riconoscimenti internazionali, per lei erano l'occasione per parlare degli ultimi e per denunciare il grave scandalo della fame, della povertà e dell'indifferenza con cui 2/3 della popolazione vive queste situazioni. Ecco che Madre Teresa di Calcutta diventa un profeta moderno che fa sentire la voce di Dio,
E mi piace ricordarla perché davvero con questa grande santa noi abbiamo la possibilità di metterci anche un po' in gioco e di riflettere su quello che è un po' il senso profondo del nostro vivere, il comandamento della carità. Vedete, ho fatto una brevissima citazione perché ci sarebbero ancora tante altre belle figure. Settembre è un mese poi ricchissimo di santi. Nella prossima puntata avremo modo anche di parlare, per esempio, della Natività della Beata Vergine Maria, di Maria Bambina. Avremo modo di parlare di San Nicola da Tolentino e delle anime purganti. Abbiamo cioè tante figure che la devozione o la tradizione ci consegnano. E vorrei concludere in realtà questo nostro appuntamento settimanale, in questi ultimi giorni proprio d'agosto, ritornando ad Agostino, che dice: io ti cercavo ma non ti trovavo, questo tardita mai, bellezza sempre antica e sempre nuova. Ti confondevo con le creature e non capivo dove eri tu. Davvero, nelle Confessioni, che è un libro che io vi consiglio di leggere, splendido, che parla della sua conversione, vedrete l'estrema attualità di un percorso interiore di cui tutti noi abbiamo bisogno di fare. E io con Sant'Agostino, con questi santi, vi saluto e vi auguro una buona fine settimana e sempre una preghiera e una benedizione nel Signore.